Carta, stoffa, legno, cartoncino, pasta modellabile e altri materiali di recupero, queste alcune delle materie prime utilizzate dall'allora adolescente Salvatore Iacono quando cominciò a realizzare nella seconda metà degli anni 90 le riproduzioni delle Vare, opere attualmente presenti nei locali della mutua Società Cattolica Maria Santissima della Catena in occasione della mostra sulla Settimana Santa a Caltanissetta, un evento organizzato dal 2003 e che dopo gli ultimi anni di pausa viene riproposto con delle novità. Alle 16 miniature si aggiungono infatti le recenti riproduzioni che ricordano le processioni della Domenica delle Palme con Gesù Nazareno e del Venerdì Santo con il crocifisso ligneo del Signore della Città portato a spalla dai fogliamari. Esposta anche una selezione di oggetti e costumi di scena storici utilizzati durante le sacre rappresentazioni della TEPA, Associazione Teatro della Parola, la mostra è stata inaugurata in presenza del primo cittadino sabato 9 aprile e rimarrà aperta fino al 19 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Siamo alla 10ª edizione, non è la prima edizione. Dopo 2 anni di costretti a non fare niente, siamo di nuovo rinascendo con queste manifestazioni culturali. Per noi sono una manifestazione culturale perché è il ricordo di una tradizione, ma nello stesso tempo è il ricordo della morte e passione di Gesù Cristo, quindi per noi è molto importante. Stiamo di nuovo rilanciando un po' le attività della società, quindi questa è una delle attività culturali della società, ma nello stesso tempo stiamo anche rilanciando lo stare insieme, la socialità. Cerchiamo di uscire di fuori di questo nostro momento difficile che abbiamo attraversato. Queste miniature, che fra le altre cose sono fatte tutte di materiale riciclabile, quindi materiale di riciclo, sono state fatte, l'ultima è stata fatta nel 2020, sono state fatte da Salvatore Iacono. Sono delle opere da ammirare, nello stesso tempo da conservare nel tempo, e il nostro compito è proprio questo, di conservarle nel tempo perché già hanno i suoi 20 anni. Quindi mi auguro che questa tradizione della società durerà ancora per tanti anni, in modo che così possiamo esporle. Anzi, abbiamo l'idea di poter fare un piccolo museo anche in questo salone, da poter essere visibile tutti i 365 giorni l'anno.